Mese della Sacra Famiglia. Consacrazione alla Sacra Famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, che avete composto la più casta, la più perfetta, la più santa famiglia che ci sia mai stata, per essere il modello di tutte le altre, io, fare il proprio nome, Rosanna, alla presenza della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e di tutti i santi e sante del Paradiso, oggi scelgo voi e i santi angeli per miei protettori, patroni e avvocati, e mi dono e consacro interamente a voi, facendo un fermo proposito e una forte risoluzione di non abbandonarvi mai, né di permettere che sia detta o fatta alcuna cosa contro il vostro onore, per quanto è mio potere. Vi supplico dunque di ricevermi per vostro servitore, osservo perpetuo. Assistetemi in tutte le mie azioni e non abbandonatemi nell'ora della morte. Amen. Settimo giorno. Il Figlio di Dio è venuto sulla terra per formarvi una santa famiglia ed ha proposto i primi tre membri di questa famiglia come modello per coloro che dovevano farne parte. Ha proposto se stesso come modello per tutti, uomini e donne di ogni età e condizione, dicendo: vi ho dato l'esempio perché facciate quello che mi avete visto fare. Oh Dio, di quale tenerezza è il pensare che nella sua povera casa il Figlio di Dio vive da servo. Ora va a prendere l'acqua, ora apre e chiude la bottega, ora pulisce la stanza, ora raccoglie i frantumi dei legnami per il fuoco, ora fatica nell'aiutare San Giuseppe nei suoi lavori. Gesù fanciullo se ne sta in un paese straniero, sconosciuto e disprezzato, soffrendo umiliazioni e patimenti per nostro amore. San Bonaventura va considerando che il viaggio di ritorno a Nazareth di Gesù, Maria e Giuseppe riuscì più faticoso che non quello della fuga, poiché in quella tenera età il fanciullo camminava da solo a piedi, ma si fermava più spesso e si riposava per la stanchezza del lungo viaggio. Quale pena dovette patire il nostro piccolo Salvatore nelle notti di questo viaggio, nelle quali non gli toccò più per letto il seno di Maria, come fu all'andata, ma la nuda terra, e per cibo non gli toccò più il latte, ma un poco di pane duro, troppo duro per la sua tenera età. Contempliamo e adoriamo con amore tutti questi patimenti di Gesù fanciullo, di Sant'Alfonso, e noi facciamo la meditazione sulla vita di Gesù, Maria e Giuseppe, cerchiamo di camminare sulle loro tracce. Da quali segni di rassomiglianza si può riconoscere che apparteniamo a questa famiglia? Esempio: per onorare la Sacra Famiglia bisogna avere un santo timore del giudizio di Dio, tutto immerso nel pensiero del giudizio di Dio. Il grande San Vincenzo Ferreri ne faceva continuo soggetto sia nelle sue meditazioni che nelle sue prediche, nelle quali raccomandava di mettersi al riparo dai colpi della divina giustizia, specialmente con la devozione alla Sacra Famiglia. Fu grazie a questa devozione che, quando lui stesso in punto di morte fu spaventato dalle orribili insinuazioni di Satana, si meritò che venisse la Madonna stessa a consolarlo e rassicurarlo e a garantirgli certi per lui i trionfi della beata eternità. Preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi lodiamo e glorifichiamo, famiglia del Signore,
e vi supplichiamo di renderci fedeli in tutti i doveri del nostro Stato, così da meritarci un aumento continuo di grazie in vita, bella fiducia in morte e gloria eterna in paradiso. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pratica. Recitare le preghiere con grande devozione. Giaculatoria. Gesù, Giuseppe e Maria, siete la salvezza mia.